non è il benvenuto, non solo qui a Mondragone, non solo in Campania, ma in tutto il meridione. Ha sputato sulle nostre vite per anni e oggi viene a farsi campagna elettorale qua. E Mondragone, la campagna tutta, lo rimandano a casa. Salvini andasse da Fontana e andasse a denunciare le catombe che c'è stata lì, invece di fomentare la guerra tra poveri qui al sud. Non abbiamo bisogno di sciacalli, abbiamo bisogno di soluzioni. Le soluzioni si chiamano case dignitose per tutti, per gli italiani, per gli stranieri, lavoro con diritti, lavoro con contratto, perché non si può lavorare nelle terre, nei campi a 3 euro l'ora, perché non si può lavorare nel Mondragonese, nella Piana del Sele, in tutto il meridione, nel ghetto di Rignano e morire bruciati dal sole, mentre questo sciacallo si fa campagna elettorale sulla nostra pelle, perché ai nostri voti che mira, e noi voti qua non gli ridaremo. Lui, Grant, canta la messa a casa. Perché Salvini non va alla BRT a Bologna? 70 casi di Covid in un magazzino della logistica, una multinazionale della logistica. Perché viene a sputare in faccia a brava gente che sta qua in questa terra? Il problema in Campania non nasce oggi, nasce per il degrado che hanno lasciato costruire, per farsi il blocco di potere, per costruirsi clientele, per favorire gli interessi degli amici, dei caporali, dei grandi imprenditori agricoli. Questi interessi sono gli interessi che difende Salvini, non sono gli interessi del nostro popolo, non sono gli interessi della nostra gente. Allora noi qua dobbiamo dare un messaggio di speranza, perché hanno provato a dipingere Mondragone come un inferno. Mondragone non è un inferno, come non è un inferno la nostra Campania. La nostra Campania è una terra in cui, se fosse per Salvini e questi sciacalli, tutti noi giovani che vedo qua oggi, loro ci vorrebbero mandare fuori, perché l'unica strada che ci danno è l'emigrazione. Noi dobbiamo invece rimanere qua a costruire questi momenti di lotta, questi momenti di battaglia, perché questa è la nostra terra. Non ce la toglierà Salvini, non ce la toglierà De Luca, non ce la toglieranno gli sciacalli. Questa è la nostra terra, noi siamo qua per rimanere, per dare battaglia e per costruire un futuro migliore con tutto e tutti quelli che abitano su questa terra, perché siamo tutti cittadini e cittadini della Campania. L'unico non benvenuto è Salvini, se ne andasse da dove è venuto, se ne tornasse da Fontana e dai suoi compari. Noi abbiamo a disposizione una cassa, un microfono, chiunque voglia dire qualcosa è il benvenuto. Mi raccomando, cerchiamo di fare interventi intelligenti, cerchiamo di dire cose che abbiano un senso e non solo gli slogan, per cortesia. Allora, il mio cartello è una semplice domanda e vorrei che questo signore rispondesse, perché poi lui sai che cosa risponderà? Già te lo dico. Risponderà che lui è venuto qui, sai per che cosa? Ma vamos, che l'hanno ricuttato! Forza! È venuto qui, sai per che cosa? Oltre che per sfruttare l'onda mediatica, è per fare i cazzi suoi e stare con questi quattro delinquenti che lo seguono, è stato qui, quello verrà con le buone intenzioni, a dire che lui vuole mettere a posto gli immigrati. Come ha fatto con i 600.000 che volevamo andare a casa, non ha mandato manco una, ma no. Hai capito? Lui questo verrà a dire, e questo lo sta già facendo il governatore. De Luca lo sta già facendo, non l'hanno fatto fino a ora, è vero, sono delle merdicchie anche loro, però è importante che lo fa, perché questo si deve fare. Il razzismo non esiste, esiste solo in quella terra di merda dove viene lui. E Luca è stato l'unico però della regione campiana che ha aiutato a tutti quanti noi, agli artigiani che sono stati a prendere... No, lascia stare. Siamo qua con Gabriele di Potere al Popolo oggi Marano. Noi siamo arrivati che era già successo il momento della tensione, il momento delle cariche,
Ci vuoi raccontare insomma quello che è successo prima? Sì, siamo qui da oggi pomeriggio più o meno alle 4:30 in appoggio ai vari comitati e associazioni della zona di Mondragone che avevano chiamato, diciamo, questa giornata di lotta contro lo sciacallo Salvini che era venuto qui a Mondragone per cercare di raccattare un po' di voti e mettere italiani contro bulgari, bulgari contro rumeni, insomma in una guerra tra poveri che fa comodo solo a loro, ai potenti di questo paese. Ed eravamo qui tranquillamente in presidio, in assemblea, diciamo, per dire il perché di questa protesta che, come sottolineavano anche gli organizzatori, è totalmente pacifica, non c'era alcuna intenzione di arrivare ad uno scontro, ma sappiamo che questi signori, che non sono i benvenuti qui a Mondragone come in tutto il sud Italia, conoscono una sola ricetta al dissenso democratico della popolazione e territori: manganelli e denunce. Così nel corso di uno dei nostri tanti interventi di questa giornata, la celere che vedete ancora disposta qui alle mie spalle ci ha cominciato a caricare, respingendoci praticamente, come vedete adesso, i gazebi della Lega fin qui, diciamo, nel lato opposto della rotonda, caricandoci due volte ripetutamente a freddo, senza alcun motivo, perché nessuno dei manifestanti qui presenti aveva mostrato alcun segnale, diciamo, di violenza, se non di democratico dissenso, a parole, per denunciare le politiche di sciacalli, denigratorie e rapinatorie della Lega di Salvini. Assieme alla stampa servita avete rotto i coglioni. Non ne possiamo più. Risolvete i problemi agli amministratori locali. Queste sono le famose palazzine ex Cirio. Passate alle cronache di questi giorni. Lì davanti vedete c'è il gazebo della Lega Nord e qua c'è lo schieramento di forze dell'ordine che hanno appena caricato il presidio pacifico, che vuole semplicemente dire a Salvini e ai suoi che vogliono venire a sciacallare su questa questione, vogliono venire a sciacallare su queste persone rinchiuse all'interno dei palazzi da giorni e che dicono soltanto di voler avere il diritto a poter lavorare in questo momento, avere un sostegno, perché non possono stare rinchiusi dentro senza nessun sostegno, e che vengono solo a soffiare sul fuoco della guerra tra poveri, a sciacallare sugli scontri che ci sono stati. Quello che bisogna fare in questo momento è dire che siamo tutti dallo stesso lato della barricata, siamo tutti nello stesso momento vittime di questo sistema che in questo momento ci vuole divisi, ci vuole far litigare fra di noi, ci vuole che facciamo la gara l'un l'altro, che facciamo gli sgambetti a quello accanto invece di andare a riconoscere quello che è successo. Lei è Mariema, del movimento migranti e rifugiati. E quindi allora i terroni dei terroni sono diventati gli immigrati, gli stessi immigrati che lavorano nelle campagne per 1,50 euro all'ora. Nessuno si interroga sui morti che hanno fatto. In questo momento negli Stati Uniti si sta portando avanti un discorso e una lotta antirazzista, ma noi facciamo un errore se pensiamo che il razzismo non esiste qui, nelle nostre terre, perché nelle stesse terre ci sono persone che tutti i giorni muoiono e muoiono di razzismo, muoiono a seguito dei decreti sicurezza che il signor Salvini ha portato nel nostro paese. Muoiono le persone in mare con i porti chiusi e adesso lui viene qui negli stessi territori che fino a pochi anni fa dovevano essere lavati dal Vesuvio, viene qui a prendere i voti, perché questa è l'unica cosa che fa, l'unica cosa che sta facendo è campagna elettorale. Insieme a De Luca, le diatribe tra Salvini e De Luca, loro sono la stessa gente che da anni è un parassita dei nostri territori. Io sono di Agropoli e De Luca qualche anno fa, l'ex sindaco di Agropoli, aveva detto comprati voti offrendo fritture di pesce. Noi non le vogliamo le fritture di pesce vostre, non ci interessano, perché quello che vogliamo è portare avanti un discorso antirazzista, antisessista e distruggere questo classismo che fa parte dei nostri territori. Che cosa fanno? Isolano dei palazzi con delle persone dentro e sono le stesse persone che portano avanti il Made in Italy nelle nostre campagne. Allora qual è il problema? 45 infettati di coronavirus, portate a questa gente i dispositivi di sicurezza, portate a questo popolo i modi di campare e di andare avanti, non serve a niente rinchiudere.
chiuderli dentro dentro a dei blocchi di cemento. Perché poi di questo si parla di blocchi di cemento. Siamo stanchi di vivere senza dignità, siamo stanchi di vivere alle barbarie di questa gente che poi quando si ricorda di essere in campagna elettorale ritorna nei nostri luoghi e fa anche finta di volerci dare una mano. Grazie. Ragazzi, facciamo un applauso a questa ragazza, l'abbiamo fatto, ma facciamo un applauso, cazzo! Prima di venire a Mondragone sembrava, sentendo il giornale, sentendo quella che è stata la narrativa che ha raccontato Mondragone, sembrava di entrare in un terzo mondo, in un posto dove chissà che cosa dovevamo trovare. Ho trovato una città d'arte, una città di cultura, ho trovato un litorale, un mare, ho trovato la bellezza che è propria dei colori del nostro sud. E anche in questa terra, baciata da Dio, lo ritroviamo. E ancora oggi le speculazioni di chi viene qui sulla pelle di coloro che queste speculazioni le vivono da sempre, perché non ci dobbiamo dimenticare mai che il primo nemico dei nostri territori e del nostro popolo è proprio lo Stato italiano, che sembra che strategicamente faccia alleanze con le organizzazioni criminali per fare sì che questi popoli vadano via. C'è sempre una discussione sugli immigrati, ma parliamo di noi che siamo costretti ad andare via, perché ci cacciano dalle nostre terre. E quando si sente parlare di tanti fenomeni, con gli inglesismi, tipo gentrification, di che cazzo stiamo parlando se non distruggere i nostri territori per un bene consumistico e semplicemente per la logica affarista di qualcuno sulla pelle di tutti? E oggi Mondragone è una bandiera e ce ne sono tante altre in tutta la nostra terra, e su Mondragone facciamo vedere chi siamo, perché non ci siamo più, ci avete rotto il cazzo. Forza ragazzi, chi vuole parlare? Venite, non mettete paura, tanto già ci hanno caricato, stanno a posto, venite! Allora, siamo qua davanti ai palazzi ex Cirio, arrivati alle cronache di questi giorni, perché appunto sono stati chiusi, sigillati per i casi di Covid all'interno, ma soprattutto arrivate alle cronache per gli episodi di razzismo che si sono verificati al di sotto, di guerra fra poveri che si è verificata, che è stata solamente insomma soffiata da quelli che oggi vediamo qua in piazza, in un certo senso elevati al rango di paladini della giustizia, grazie al loro leader che sta venendo qua a fare la passerella. Cosa hai trovato a Mondragone? Cosa pensi di questo presidio? Ma innanzitutto, se guardiamo anche proprio plasticamente, dietro le camionette della polizia c'è un gazebo piccolino grigio, ed è lì che si sono rifugiati pochissimi leghisti che stanno qui, a dimostrazione del fatto che in questa terra, da questa terra sono estranei, che sono alieni, e che invece la città di Mondragone, che è il popolo della Campania, è questo che si vede qui intorno. Sono tante facce giovani di ogni colore, di ogni estrazione, che sono qui per rifiutare un atto di sciacallaggio, perché se già normalmente la presenza di Salvini non è gradita in questa parte dell'Italia, visto che ha sputato sul sud per anni, non è gradita a maggior ragione ora, quando la situazione è esplosa, ma è una situazione che è esplosiva da 10 anni, e fa ridere De Luca, il presidente della regione, che nell'ultima diretta su Facebook dice che non
sa come si vive in questi palazzi, non sa che c'è gente che fitta il posto letto a 100 euro, pare che sia caduto un altro pianeta quando invece per 5 anni ha governato. Sia lui che Salvini si muovono sulla stessa falsariga, nessuno dei due ha un briciolo di soluzione per la gente di Mondragone. Non mi riferisco soltanto ai bulgari, ai braccianti bulgari che lavorano nelle campagne dell'agro qui intorno per 2-3 euro l'ora, non mi riferisco soltanto ai cittadini di Mondragone, ma a tutta la popolazione del luogo. Non hanno soluzioni, assolutamente non abbiamo sentito né Salvini né De Luca proporre un briciolo di soluzione. Entrambi stanno cercando di sciacallare su questa vicenda, sull'esplosione di questo focolaio di Covid. A Salvini la piazza di Mondragone l'ha detto chiaro e tondo, ha detto: ma perché non torni in Lombardia? Là c'è stato un'ecatombe, stiamo parlando di migliaia di morti, di fabbriche che la Confindustria non vuole chiudere e continua a fare morti per cercare di tutelare i propri profitti, e tu invece vieni qua a Mondragone, perché non vai da Fontana? Perché non vai a denunciare quello che è successo in Lombardia? Oppure, rimanendo agli ultimi giorni, c'è un'altra vicenda che sui giornali quasi è scomparsa, che è il caso di 70 casi di Covid alla Bartolini a Bologna, magazzini della logistica, multinazionale, condizioni di lavoro pietose, precarietà assoluta, 70 casi di Covid che passano in secondo piano. Perché? Perché Salvini e De Luca hanno deciso che questa è la piazza su cui sciacallare le palazzine ex Cirio. E tra l'altro faccio una piccola notazione storica: le palazzine ex Cirio si chiamano così perché questa terra è una terra ricca, una terra che storicamente ha prodotto tantissimi prodotti agricoli, una terra fertile, una terra che potrebbe essere rigogliosa, su cui potrebbe fiorire la produzione di alimenti. Il problema è il sistema che si è venuto a creare. Le palazzine sono state pian piano abbandonate dagli operai e sono state poi successivamente occupate da chi? Dagli ultimi degli ultimi, da quelli che sono al fondo della scala sociale, che tutte le mattine alle 4 del mattino si alzano e vanno a faticare nei campi. Né Salvini né De Luca hanno parlato di criminalità organizzata, non ho sentito la parola camorra uscire dalla bocca di Salvini e dalla bocca di De Luca. E chi è che organizza i viaggi della speranza da Slivene, 350 km da Sofia per arrivare a Mondragone? Chi è che affitta a 100 euro a posto letto i posti letto ai ragazze e braccianti bulgari? Chi è che li porta tutte le mattine con dei vanni invisibili nei campi? Chi è che nei campi gli dà 2-3 euro l'ora per 10 ore di lavoro? Stiamo parlando di 30 euro al giorno per giornate che sono distruttive. E l'ultima cosa, quando c'è stata ci sono state le manifestazioni che sono uscite su tutti i giornali. Uno, la narrazione è stata una narrazione falsa. La maggior parte della città di Mondragone non era lì, la maggior parte della gente del posto non era lì, non stava lì a protestare per il fatto che diciamo, da queste case fossero usciti alcuni evadendo dalla quarantena. Ma perché 4-5 braccianti bulgari sono evasi dalla quarantena? L'ha detto lo stesso De Luca: sono scappati dalla quarantena per andare a lavorare per 2-3 euro all'ora nella Piana del Sele. Non è che sono andati su uno yacht, non è che sono andati a farsi le vacanze a Ischia, a Procida o a Capri, sono andati a lavorare super sfruttati in un'altra zona della Campania. E questo che cosa significa? Che qui non si possono permettere 700 braccianti nemmeno di stare un giorno senza un minimo di reddito, quei 20-30 euro che qua al giorno riescano a guadagnare. Perché? Perché non hanno nulla. Allora, se devi fare una zona rossa, se devi fare la quarantena, devi garantire che la gente che è dentro questi palazzi, che è dentro la quarantena, abbia di che vivere. Significa portare cibo e significa, da un punto di vista sanitario, al di là di attrezzarsi con i DPI necessari, significa cominciare a ragionare che il sistema sanitario che hanno costruito prima Caldoro, che oggi è sostenuto da Salvini, e De Luca, che è al governo e che si sta ricandidando al governo della regione, è un sistema fallimentare. Hanno chiuso ospedali su ospedali, pure nel Casertano, e hanno distrutto un sistema che non è più capace di prevenire, è soltanto capace di intervenire a valle di tutto il sistema quando magari spesso è troppo tardi. La gente di Mondragone, che oggi è questa piazza, è qui per dire no a Salvini, per dire che Salvini è uno sciacallo, che non è il benvenuto e che sarebbe meglio se non venisse qui e se le istituzioni non permettessero queste schifose passerelle a pochi mesi dalle elezioni. Perché Salvini, anche quando è stato ministro dell'interno, non ha mai detto una parola sulla situazione qua, non ha detto nulla sulla camorra che si sta mangiando la Campania, anche grazie al blocco di potere con le istituzioni della regione. Questi sono Salvini e De Luca, sono due facce della stessa medaglia, da loro non avremo assolutamente soluzioni. Sono 10 anni di governi regionali di centrodestra e di centrosinistra, sappiamo benissimo a settembre, quando vogliono speculare sul voto della povera gente, a cosa andiamo incontro se
se vengono eletti i rappresentanti di Salvini, Beniamino Salvini, viene eletto De Luca. La miseria, l'emigrazione, se guardate qua, c'è tantissime ragazze e tantissimi ragazzi, spesso tornano qua per l'estate, in questo momento molti sono tornati per il Covid, saranno costretti a emigrare se continuiamo a dare spazio a questi sciagali. La piazza di oggi è un moto di dignità, innanzitutto è un modo di dignità di chi si rifiuta di essere trattato da rifiuto, di chi si rifiuta di essere stato trattato per anni come terrone che non era buono manco per votare, perché tanto la Lega stava sopra la linea del Po, e oggi viene utilizzato soltanto perché il 20 settembre deve andare a mettere una scheda in un'urna e può fare gli interessi di questi cialtroni e di questi criminali. La piazza di oggi di Mondragone rifiuta tutto questo ed è un bel segnale, è un segnale che esprime le energie positive che ci stanno in questa regione. Dobbiamo far saltare il tappo di questa classe dirigente e di questo blocco di potere, dobbiamo far saltare i Salvini, i De Luca, i Caldoro, i De Mita, i Mastella, questi boomer, questi vecchi che ci stanno affossando. Questo è il sistema da far saltare e dare libera espressione all'energia che già in questa piazza oggi si sta dimostrando in tutta la sua forza e anche in tutta la sua bellezza, perché in tutto questo Mondragone e il litorale Domizio sono delle bellissime terre e sono state stuprate dagli interessi di palazzinali e dagli interessi della Camorra. Ora, come vedete, si stanno preparando per l'arrivo del showman De Luca. No, magari sta arrivando lo showman Salvini, però sono la stessa cosa praticamente. Guardate, un cordone immenso di forze dell'ordine a difesa di un pagliaccio che sta venendo qua soltanto a fare la sua passerella elettorale. Salvini a speculare sulla guerra fra poveri. Davvero, noi siamo arrivati da Napoli e non ci aspettavamo la dignità, insomma, di questa città che ha voluto dimostrare in maniera netta l'estraneità, tutto quello che è successo, l'estraneità alla retorica che si è portata avanti, l'estraneità anche alla retorica che si sta portando avanti riguardo a Mondragone, città razzista, città divisa. In realtà è una città multietnica, una città accogliente, una città che valorizza la bellezza dei propri luoghi con l'umanità, con lo stare insieme e non con la divisione, con l'odio, con il volersi in un certo senso per forza dividere. È arrivato, Sciacallo! Sciacallo! Stanno là! Stanno là! Stanno là! Sciacallo! Ecco! Sciacallo! Ma stanno tutti! Stai calma, stanno tutti là! Perché non può passare? Perché non può passare? Sciacallo! Perché non può passare? Perché? Perché la si capito? La cosa di tutto! Sciacallo! Italiani o stranieri che siano, non interessa la gente per bene. Come Lega, come Mondragone sia conosciuto.
sapete perché fa caldo, mi dai una mano. Quindi, le case a chi le merita, il lavoro a chi le merita, le bande a chi le per strada. Allora, quando vengono qui questi piedi, ma le merito che fare, buffare, 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 buffare. Allora, se sta minacciando, noi siamo in democrazia, possiamo andare contro di lui. Quello ci ha minacciato. Allora, ci ha minacciato. Ci ha minacciato. Come ti permetti di minacciare? Come ti permetti? Solo perché c'è il manganello lo fai. Questo è il metodo Camorris. No, perché c'è un ma si deve mangiare, il mondo è piccolo. No, noi restiamo qua, noi restiamo qua, non ci muoviamo, non ci muoviamo. Perché ci deve andare? Oh, 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 ditemi di stare fermi, cazzo! Ditemi di stare fermi! State fermi, cazzo! Chiamo, state fermi!
stiamo parlando! Ma non si possono agitare così! Non si possono agitare così! Ma che cazzo mi deve entrare? Allora, ecco qua che mi metto la mascherina e noi abbiamo la mascherina e ce l'abbiamo. Scemo, 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 allora, possiamo parlare con il giornale e far capire cosa succede. La stampa è per tutti e due. Cosa? Allora, che 10 euro? È una violenza indiscriminata. Sono abitati che loro a cucinare la giorno che hanno pagato uscire in piazza. Parti, parti col discorso. Parti col discorso. Mi hanno pagato. E noi ci paghiamo molto di vivere! E noi ci paghiamo molto di vivere! Possiamo parlare? Non sono anche dove stiamo andando con la palla morta a giocare! Tornello per via! Vai dal tuo secchio! Non abbiamo bisogno di miscialli come te! Vai a casa! Via! Vai a lavorare! Che hanno mai faticato gli giorni da via tu! A lavorare! Salvini, a lavorare! Io ho detto cazzo. Sto facendo il video. Sta qua tranquillo.
lasciate. La smetti, te l'abbiamo già detto, la smetti, non è che sono passato qualcosa, può parlare solo Salvini. Questa è la democrazia, la democrazia. Però innanzi a te telecamera può parlare solo Salvini. Ma lì c'è il segno del manganello sul braccio, non avete messo le mani in faccia, ma parlate cosa? Parlate cosa? Guardate, guardate quello che è scoppiato, perché cosa? Ma a casa, che cazzo è successo? Noi siamo quelli che parlano, noi siamo quelli che parlano, noi siamo quelli che fanno le cose in maniera pratica, noi siamo quelli che abbiamo salvato questa regione, noi abbiamo salvato questa regione. La terra di fuoco è colpa di quella merda là, ci hanno sommerso con i rifiuti, con la guerra tra poveri, e ora vengono qua e c'erano voti, ci vengono qui. La gabbana ti ha sta fermo, devi starti fermo e caldo. Tra i tomasti. Siamo qua, stiamo solo parlando! Salvini, tu non hai fatto niente per questa regione! Niente! L'abbiamo salvata noi! Dando i pacchi alimentari! Stanno sui territori! Facendo gli ambulatori! Ma non che provincia sta! Lo sai! A uno è Salvini della Lombardia, oggi! Si sono inventati! Io muore qua come gli umani. Cos'è successo, Giuliano? C'è Salvini che è arrivato a farsi 5 minuti di passerella, a lanciare provocazioni, bacini, e la polizia, anziché permetterci l'espressione del dissenso, cosa che dovrebbe essere in un paese democratico, ha cominciato a manganellare, ha cominciato a spintonare per cercare di isolare Salvini, quando noi l'unica cosa che volevamo andare a dire a Salvini è che non è il benvenuto qua, che innanzitutto prendesse in mano una mappa geografica e vedesse dove sta Mondragone, perché io non sono nemmeno convinto che sappia in che provincia si trova Mondragone. E parlate dei Thank you.
Chiara! Sono protetto, puoi riuscire a parlare, Matteo! Sono protetto! Ma com'era la cosa che il popolo è la tua scorta? Il popolo ti schifa! Meglio! Ti schifano tutti quanti, Matteo! Sei lo scattone! Stai distruggendo questo paese e le nostre vite! Non possiamo nemmeno parlare, stiamo parlando! Allora, basta lo scudo e facci parlare! Almeno parlare! Ok, parlare basta! C'ho la mascherina, però fammi parlare! E lo sapete pure voi che quello è razzista. Vai da Fontana! C'hai mortito la coscienza Lombardia! La Lombardia! È causa vostra! Vai alla Bartolini! Vale la residenza per anziani! Le multinazionali non le tocchi! Perché l'unica cosa che ti interessa sono i soldi! La Lombardia è colpa vostra! Non a parlare qua di Covid! Scemo! 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 Voglio la Lega! Vai a casa! Voglio la Lega! La Lega! Tagada! Ci sta il Covid in Lombardia e lui viene a parlare qua di Covid, Salvini, è il primo responsabile! Vai dal tuo amico Fontana, migliaia di morti in Lombardia e vieni a speculare qua per prenderti voto a settembre, se no cattone! L'ha fatti Fontana, l'ha fatti, c'è compare Salvini, l'ha fatti la Lega in Lombardia i morti, sì!
Noi la Lega non la vogliamo! Noi la Lega! Noi la Lega non la vogliamo! Noi la Lega non la vogliamo! Noi la Lega non la vogliamo! Siete quattro gatti! Tornio mai sì o no! Per un coglione quattro coglioni che stanno qui. Ma ci rendiamo conto, no? È assurdo. Batteria quando si Matteo te la possiamo fare una domanda? Matteo vieni a pappa, vieni Matteo, ti possiamo fare una domanda? Non si lega! Matteo! Dai, Matteo, vieni qua! Facci fare una domanda, Matteo! Ti fai solo intervistare dai giornalisti! Sciacallo! Sciacallo! Parlano di popolo! Sciacallo! Lota! Attenzione, è inutile! Matteo! Lega Salvini e lascialo legato! Matteuccio! Matteo! Salvini! Vai da Fontana! Vai alla Bartolini! Matteo! Non venire a speculare sulla povera gente! Sei uno sciacallo e un accattone! Tu, Caldone, Cesare, la Camorra, De Luca, Natai! Matteo! Stai in guaglione! Matteo! Salvini si è caduto! Parluto! Matteo! Matteo! Ma ti fai una domanda! Matteo! Vedete di merda! Che cazzo dici? Matteo!